nel calcolo dell'energia totale di una massa è chiaro che bisogna moltiplicare quella massa per l'energia unitaria della massa elettromagnetica. Pertanto bisogna correggere la relatività generale. E deve essere uguale a C grande al quadrato per m e non a mc al quadrato velocità della luce. La C grande è la spinta elettromagnetica unitaria di 300 milioni di metri cubi al secondo. La velocità C piccola è infatti inadeguata, non rappresenta tutta la massa unitaria, essendo tale velocità ridotta dal fronte elettromagnetico reale di 1,00069228555 metri quadrati, esso poiché reale ha non solo un metro quadrato di spazio unitario, ma anche un suo tempo unitario, il che riduce la velocità del flusso elettrico in linea. L'accelerazione C2 grande unitaria elettromagnetica della massa unitaria del volume elettromagnetico moltiplicata per le m volte di una qualunque massa m ne conta tutta l'energia. Romano Amodeo. È uguale C grande al quadrato per m e non, come affermò Einstein, è uguale mc al quadrato. Infatti, la massa può essere accelerata come l'unità della massa e non come una velocità non riferita alla massa di un volume. Alla dimensione unitaria atomica, l'unità del tempo è 10 elevato a meno 10 secondi. Il volume unitario elettromagnetico è di un decimetro cubo. Esso fluisce per 10 in un metro e simultaneamente per 3 nelle tre dimensioni spaziali x, y, z. Pertanto, 3 per 10 decimetri cubi ogni secondo 10 alla meno 10 è uguale a 30 per 10 elevato a 10 decimetri cubi al secondo, quindi moltiplicando il tutto per 10 elevato a 10, il che è uguale esattamente a 300 milioni di metri cubi al secondo. Pertanto, il volume unitario elettromagnetico C grande, che fluisce in linea elettrica in un secondo, è di 300 milioni di metri cubi al secondo. Corre però solo alla velocità C di 299.792.458 metri al secondo a causa del fronte reale maggiore di un metro quadrato, ossia di 1,00069.822.855 metri quadrati. È solo la massa unitaria C al quadrato, quella che, moltiplicata alla massa m, che è quella da contare, ne conta unitariamente tutta l'energia. È la cosa più intuitiva che possa esistere. Bisogna conteggiare una massa qualunque m sulla base della massa unitaria elettromagnetica. Solo se l'unità della massa elettromagnetica si moltiplica per una massa qualunque m, solo allora ne computa tutta quanta l'energia. È la cosa più semplice che esista, però il genio di Einstein, che ha affrontato la questione in un modo molto molto complicato, ha portato a considerare
la velocità della luce senza pensare che il fronte elettromagnetico potesse essere maggiore di 1. Ma doveva essere maggiore di 1, perché il flusso è reale, ma anche la sezione elettromagnetica è reale. Dire che è reale significa dire che ha non solo spazio, ma anche che occupa tempo. Ora, poiché lo spazio dell'unità è un metro quadrato e il tempo dell'unità è una frazione decimale di un metro quadrato, lo spazio-tempo della sezione non può che essere un valore superiore ad un metro quadrato. Ne consegue una velocità che sulla sola linea del flusso non comprende la velocità di tutto quanto il volume, che sarebbe esprimibile su una sola linea se il volume avesse un fronte unitario che non altera il numero indicativo del flusso a causa proprio del flusso unitario. Infatti, se noi abbiamo il flusso 1000 e fluisce per un metro quadrato, fluisce per 1000 e il flusso 1000 è identico al 1000 come cubatura. Ma se noi non abbiamo il fronte di 1 al quadrato, ma di 10 al quadrato, vediamo immediatamente che il volume unitario 1000 fluisce solo per 10 a causa del fronte 10 per 10. Quindi, affrontando le questioni nel modo più semplice, si ha la garanzia di non essere tratti in errore. Io sarò un pisqualotto qualunque, ma il mio modo semplice di ragionare porta a correggere il grande genio dei tempi moderni.